La prima emergenza nella nostra regione in questi giorni è stata certamente quella degli incendi. Ci sono stati decine di roghi alimentati dalle temperature altissime, dal vento in qualche caso e anche dal terreno reso secco, dalla grande siccità che stiamo vivendo. Il più grave dei roghi, lo abbiamo documentato ogni giorno in tempo reale nei nostri telegiornali, è stato in Versilia, a Massarosa. Sono andati in fumo 800 ettari di boschi e oliveti. Un disastro ambientale nel cuore verde della nostra regione. In attesa della prossima seduta del Consiglio regionale hanno lavorato le commissioni. Noi faremo il punto sui temi trattati e su alcuni provvedimenti che poi andranno all'esame dell'Aula. Comincia un nuovo percorso partecipativo dedicato tutto alla cultura nei suoi vari aspetti, promosso da Giunta e Consiglio. A Telegranducato ha parlato la Presidente della Commissione, Cristina Giachi. L'iniziativa è condivisa da tutti i gruppi politici. Le dimissioni di Draghi scuotono anche la politica toscana e forse rimettono in discussione alcune scelte del governo per la nostra regione. In collegamento ospitiamo un confronto tra quattro consiglieri, due capigruppo di maggioranza e due rappresentanti delle minoranze, un capogruppo e il consigliere che è anche portavoce dell'opposizione. A Davide Sassoli, giornalista prestato alla politica e che è stato presidente del Parlamento europeo, il Consiglio regionale dedica il suo nuovo Media Center, spazio per i giornalisti, la stampa, la TV. Prima di morire, Sassoli aveva fatto un appassionato intervento proprio al Consiglio regionale della Toscana, riunito per celebrare la festa dell'Europa. La grande distruzione si vede dalle immagini televisive, le nostre e quelle dei soccorritori. Il fuoco si è mangiato un pezzo della Versilia, più di 800 ettari di bosco e oliveti. Il sospetto fondato che ci sia stata la mano dell'uomo, anche questa volta, aumenta la rabbia. Il presidente della giunta, gli assessori, il presidente del consiglio regionale e anche alcuni consiglieri hanno visitato il campo con gli operatori e i volontari della protezione civile. Ecco cosa ha detto Antonio Mazzeo. Sono venuto per esprimere la vicinanza, il sostegno del Consiglio regionale all'amministrazione comunale, alle tante volontarie, ai tanti volontari, alla protezione civile, ai vigili del fuoco, stanno facendo un lavoro enorme. Noi come Consiglio regionale proveremo a fare la nostra parte. Ho chiesto subito agli uffici regionali di cercare tra le risorse a disposizione per fare la nostra parte, per dire ai cittadini noi ci siamo e insieme all'amministrazione comunale decideremo come utilizzare questo avanzo, questa diciamo, variazione di bilancio sarà dell'ordine dei 50.000 euro. È una somma piccola, quella che noi possiamo mettere a disposizione, ma è il modo per dire che anche noi siamo vicini alla popolazione di Massarosa, a quelle famiglie che hanno perso una casa, al danno ambientale enorme che sta subendo questa comunità. Se ne parlerà certamente anche in Consiglio regionale, perché questo incendio, uno dei tanti purtroppo che hanno attraversato la nostra regione in questi giorni, ha dimensioni colossali, paragonabili quasi a quello del settembre 2018 a Calci sul Monte Serra. Allora bruciarono 1.200 ettari di bosco in tre comuni diversi. Ci saranno poi sicuramente risorse straordinarie della regione e del governo per ripristinare il patrimonio distrutto. Adesso vediamo di cosa si è discusso nelle commissioni. Ecco i principali argomenti. Partiamo dal lavoro della Commissione aree interne che in questi giorni ha ascoltato la vicepresidente della Giunta Stefania Saccardi. La Regione Toscana mette 2 milioni, dal fondo statale ne arriveranno quasi altri 7. Con le risorse regionali si potranno coprire per il 90% i costi dei progetti previsti. Tutti d'accordo i membri della stessa Commissione per riconoscere un'indennità a favore dei comuni sorgivi e proporre una disciplina nazionale. Per questo va considerato che nella nostra Regione quasi tutte le sorgenti sono in aree interne o montane. Un'altra commissione, quella Territorio e Ambiente, ha dato l'ok al bilancio 2020 del Parco Migliarino San Rossore Massaciuccoli. Insieme alla Commissione per lo Sviluppo Economico ha poi esaminato l'iter dei fondi della nuova programmazione europea, concordata stavolta con gli Stati e non più direttamente con le Regioni. Sono pronte anche le nuove regole per la raccolta dei funghi. Infine, l'isola d'Elba adesso è stata dichiarata area non vocata ai cinghiali, vuol dire che si vorrà intervenire tutto l'anno con la caccia di selezione. Approvata poi la legge di manutenzione dell'ordinamento regionale in Commissione Affari Istituzionali, ma arriverà la discussione di tutti i consiglieri senza i primi 8 articoli.
L'assessore Bezzini, davanti ai membri della Commissione Sanità, ha presentato il progetto di riforma dell'emergenza-urgenza e quello della continuità assistenziale. Si punta ad un ruolo più attivo degli infermieri, ad una disponibilità già adesso ampia di ambulanze, ad una riorganizzazione per territori e per orari dei turni del personale. Arriverà anche il numero unico europeo 116-117 per l'accesso alle cure mediche non urgenti. C'è poi la volontà di incentivare la continuità assistenziale. Il dibattito su questo è aperto. Molto impegnata in questi giorni la quinta commissione che sta organizzando gli stati generali della cultura insieme alla giunta. Queste sono le immagini della presentazione al teatro a Firenze. In una lunga intervista la presidente della commissione ha spiegato gli obiettivi e ha parlato dei suoi auspici. Ascoltiamola. Per partecipare agli stati generali della cultura in Toscana, che sono un grande processo partecipativo nel quale vogliamo fare il punto su che cos'è questo fenomeno di lavoro, di offerta culturale in Toscana, e lo vogliamo fare attraverso un processo in due fasi. Una prima fase di raccolta di dati e di informazioni online attraverso una piattaforma e alcuni sondaggi questionari a cui sarà possibile rispondere sul sito del Consiglio regionale della Toscana, con una slash dopo il Consiglio della Toscana e l'indicazione Fai contare la cultura. C'è una pagina del nostro sito e lì sarà possibile appunto rispondere a tutte le domande, che saranno volte a quantificare questo fenomeno, a far capire ai toscani e alle toscane di che cosa parliamo quando parliamo di cultura in Toscana, perché ci siamo accorti che c'è un equivoco e si confonde la dimensione della cultura con l'offerta culturale, cioè con il fatto che la regione finanzia spettacoli, eventi ricreativi, mentre invece la cultura è un settore che nel far questo impiega moltissima forza lavoro, crea economia, genera attrazione turistica, insomma è un vero e proprio produttore di PIL. Per questo il Consiglio regionale, la Giunta regionale, con IRPET e con i sindacati hanno deciso di fare questa proporre insieme questo progetto. Le prime reazioni dai diversi gruppi politici sono positive, c'è voglia di condividere questo percorso, immagino che giudichi questo molto positivamente. Sì, è così, devo dire, mi ha molto colpito in primo luogo la reazione positiva dei miei commissari. Come sapete le commissioni consiliari, come le commissioni parlamentari, sono composte da consiglieri e da membri di tutte le forze politiche, e devo dire che la collaborazione alla stesura del progetto è stata bipartisan, assolutamente trasversale e condivisa da tutti, con buoni suggerimenti, indicazioni e anche appunto suggestioni che poi hanno trovato sbocco nella piattaforma, nel progetto come lo vedete presentato sul sito del Consiglio. Quindi noi potremo fare nuove leggi, modificare le nostre leggi regionali a valle degli stati generali e anche redigere atti e proposte di risoluzione che vadano agli altri livelli istituzionali, al governo, ai ministeri, al Parlamento, per chiedere che si intervenga laddove verificheremo insieme che c'è bisogno di intervenire. Quale legge vorrebbe far approvare in questo mandato legislativo, anche su, insomma, del Consiglio regionale attuale? Ma io vorrei davvero aggiornare questi strumenti, fare una legge sul cinema e fare una legge che consenta davvero a tutte le famiglie di poter accedere all'offerta culturale, di non sentire nessuna soggezione. Siamo alla politica, in una settimana è cambiato tutto, il governo è caduto e tra due mesi si vota, un epilogo un po' a sorpresa che merita un approfondimento con i nostri collegamenti. Dal nostro studio centrale salutiamo a distanza Vincenzo Ceccarelli, capogruppo del Partito Democratico, Marco Landi, consigliere della Lega e portavoce dell'opposizione, Francesco Torselli, capogruppo di Fratelli d'Italia, e Stefano Scaramelli, capogruppo di Italia Viva. Questo è l'appello che ha lanciato ai partiti, a tutti i partiti impegnati nella campagna elettorale, lo sapete, si voterà il 25 settembre, il Presidente della Repubblica Mattarella. Lo scioglimento anticipato del Parlamento è sempre l'ultima scelta da compiere, particolarmente se, come in questo periodo, davanti alle Camere vi sono molti importanti adempimenti da portare a compimento nell'interesse del nostro Paese. Ma la situazione politica che si è determinata ha condotto a questa decisione. La discussione, il voto e le modalità
con cui questo voto è stato espresso ieri al Senato hanno reso evidente il venir meno del sostegno parlamentare al governo e l'assenza di prospettive per dar vita a una nuova maggioranza. Questa condizione ha reso inevitabile lo scioglimento anticipato delle Camere. Il governo ha presentato le dimissioni. Nel prenderne atto ho ringraziato il Presidente del Consiglio Mario Draghi e i ministri per l'impegno profuso in questi 18 mesi. È noto che il governo, con lo scioglimento delle Camere e la convocazione di nuove elezioni, incontra limitazioni nella sua attività. Dispone comunque di strumenti per intervenire sulle esigenze presenti e su quelle che si presenteranno nei mesi che intercorrono tra la decisione di oggi e l'insediamento del nuovo governo, che sarà determinato dal voto degli elettori. Ho il dovere di sottolineare che il periodo che attraversiamo non consente pause negli interventi indispensabili per contrastare gli effetti della crisi economica e sociale e in particolare dell'aumento dell'inflazione, che è causata soprattutto dal costo dell'energia e dei prodotti alimentari, comporta pesanti conseguenze per le famiglie e per le imprese. A queste esigenze si affianca con importanza decisiva quella dell'attuazione nei tempi concordati del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, cui sono condizionati i necessari e consistenti fondi europei di sostegno. Né può essere ignorato il dovere di proseguire nell'azione di contrasto alla pandemia, che si manifesta tuttora pericolosamente diffusa. Per queste ragioni mi auguro che, pur nell'intensa e a volte acuta dialettica della campagna elettorale, vi sia da parte di tutti un contributo costruttivo riguardo agli aspetti che ho indicato, nell'interesse superiore dell'Italia. Parto da lei, Ceccarelli, capogruppo del PD. Cosa è successo mercoledì a Roma, in questa giornata che ha segnato di fatto la fine della legislatura? Ha ragione chi ha parlato di una giornata di follia, che ha dimostrato come in Italia il Parlamento è stato in grado di bruciare una delle persone più autorevoli e riconosciute nel mondo, e indipendentemente dalle critiche che si potevano fare e si possono fare al governo Draghi, ha rappresentato uno scudo importante per quanto riguarda il nostro paese, uno scudo fatto anche di credibilità. Inoltre, in questo modo si rischia di mettere a repentaglio quelle che sono le riforme che erano in itinere, necessarie anche per acquisire il PNRR. Certamente non la pensano così nel centro-destra toscano. E allora, Marco Landi, anche voi avete contribuito a staccare la spina al governo Draghi? Sì, abbiamo staccato la spina, ma devo dire che il cortocircuito era già evidente. Probabilmente quello che è stato fatto da parte della centrodestra di governo, in particolare Forza Italia e Lega, è un'azione coerente con i contenuti e i temi che purtroppo stavano emergendo nel dibattito parlamentare. Fratelli d'Italia non faceva parte della maggioranza che sosteneva il governo, e allora Torselli come valuta queste dimissioni di Draghi e insomma il fatto che si vada a nuove elezioni? Beh, le valuto in due maniere. Ovviamente positivamente per quanto mi riguarda, per quanto riguarda Fratelli d'Italia, ma anche scontate, perché per dirla alla toscana, quando metti insieme le pere con le mele, prima o poi ti accorgi che sono due frutti diversi. Ci hanno provato per un anno e passa dicendoci che era l'unica maniera per salvare l'Italia. Non mi sembra che l'Italia stia meglio di come stava prima dell'avvento di Draghi, non mi sembra che l'uomo della provvidenza abbia fatto tutto quello che prometteva. Ora sento dire che se se ne va Draghi addirittura sono in pericolo i soldi del PNRR, è una bugia enorme. Infine, Scaramelli, cosa ne pensa lei di Italia Viva di quello che è successo?
Ma è un dispiacere per l'Italia. L'Italia perde una grande occasione perché il presidente Draghi in questo anno e mezzo ha dato autorevolezza al nostro paese, ha dimostrato di saper guidare l'Italia in un momento veramente complesso, ha garantito il collocamento internazionale dell'Italia nell'Alleanza Europea e Atlantica. È stato un soggetto fondamentale in una politica complessa dove cresce l'inflazione, c'è una guerra, c'è ancora una pandemia strisciante. Ha intercettato i fondi comunitari. Io credo che più di così non potesse fare, quindi una grande responsabilità politica di quelle forze come Lega, Forza Italia e 5 Stelle che hanno voluto far cadere e terminare questa esperienza politica. Il Presidente del Consiglio, a questo punto ex Presidente del Consiglio, aveva parlato nel suo discorso sulla fiducia mercoledì a Roma anche del progetto del nuovo rigassificatore di Piombino. Riascoltiamo questo passaggio. Dobbiamo accelerare l'installazione dei rigassificatori a Piombino e a Ravenna. Non è possibile affermare di volere la sicurezza energetica degli italiani e poi allo stesso tempo protestare contro questa infrastruttura. Si tratta di impianti sicuri, essenziali per il nostro fabbisogno energetico, per la tenuta del nostro tessuto produttivo. In particolare, dobbiamo ultimare l'installazione del rigassificatore di Piombino entro la prossima primavera. È una questione di sicurezza nazionale. Allo stesso tempo, dobbiamo portare avanti con la massima urgenza la transizione energetica verso fonti pulite. Entro il 2030 dobbiamo installare circa 70 gigawatt di impianti di energia rinnovabile. Landi, lei è ilbano, conosce molto bene questo territorio della Val di Cornia. Non è una questione di sicurezza nazionale questa? Sì, però la questione di sicurezza nazionale non tiene conto evidentemente di quello che Piombino ha dato negli ultimi 150 anni allo Stato italiano, a partire dall'industria, a partire dalla centrale dell'Enel, a partire dalla discarica, a partire da tante situazioni, a partire da tante morti sul lavoro a causa dell'industria, a partire da tante malattie che si sono verificate su quel territorio, da una volontà di un territorio di non essere più qualificato come polo industriale. E credo che Draghi, prima di Draghi anche altri membri del governo avrebbero potuto, e Gianni in primis come commissario speciale dell'opera, avrebbe dovuto fare perlomeno un passaggio con i territori che, a prescindere dai colori politici, tutti i sindaci della Val di Cornia si sono schierati contro e tutte le forze politiche si sono schierati contro a livello territoriale. Il sindaco di Piombino, anche in questi giorni, nei nostri telegiornali, ha confermato la contrarietà al progetto, nonostante tutto. E allora, Torselli, c'è la possibilità, secondo lei, di tornare indietro? Intanto una questione di metodo. Quell'ultimo passaggio dimostra le modalità con cui Mario Draghi intendeva governare questo paese. Ieri l'ex ormai Presidente del Consiglio si è tanto risentito in aula quando, perché Giorgia Meloni aveva parlato di pieni poteri, io non voglio pieni poteri, ma uno che ci dice che lui ha deciso che il rigassificatore si fa a Piombino e che l'Italia, con tutti i porti che ci sono, ha deciso che la rigassificazione doveva essere fatta nell'unica città d'Italia, guarda caso governata da un sindaco di Fratelli d'Italia, ma soprattutto in una città che negli ultimi anni ha già dato tantissimo e troppo al sistema Italia. Nel merito, invece, io mi auguro che si possa tornare indietro. Ho paura di no, perché vedo un commissario Ciani molto più determinato di Draghi. Abbiamo ascoltato i rappresentanti del centrodestra, adesso quelli della maggioranza, il capogruppo del PD e quello di Italia Viva, sul rigassificatore. Io sono ancora legato alla mozione che noi abbiamo approvato in Consiglio, perché comprendiamo che ci sono delle esigenze di interesse nazionale, ma queste non possono essere scisse da quelle che sono le esigenze di altrettanto interesse nazionale per quanto riguarda Piombino, che sono quelle del rilancio della siderurgia, che sono quelle della bonifica,
che sono quelle della creazione di un grande parco per quanto riguarda le rinnovabili, dell'infrastrutturazione dell'accesso al porto. Tutte queste cose devono stare legate al tema rigassificatore, per il quale dobbiamo avere veramente tutte le garanzie per quanto riguarda la sicurezza, per quanto riguarda l'operatività del porto, per quanto riguarda anche la qualità delle acque. Ma giudico con il fatto che intanto noi come forza politica nel Consiglio regionale siamo stati l'unica ad avere il coraggio di affermare che questo intervento va fatto, che abbiamo fiducia nel nostro presidente Gianni, che è lui che deve garantire tutti noi sulle questioni di carattere ambientale, sulla sicurezza e sulle opportunità che quel territorio può avere, e a me fa piacere vedere che proprio ieri Gianni ha provveduto ad iniziare l'iter amministrativo di questo procedimento, anche forte delle parole del presidente del Consiglio e forte del nostro sostegno che come Italia Viva abbiamo dato essendo in maggioranza. Torniamo alle dimissioni di Draghi, al fatto che si voterà il 25 settembre. Ci saranno effetti anche nella nostra regione, in Toscana, dal punto di vista politico, magari per progetti che non si realizzeranno? Cominciamo dai capigruppo di maggioranza. Avere un governo autorevole, agganciato all'Europa, in una fase di tempesta quasi perfetta e quindi di crisi economica, sociale, di necessità ancora di impegno di contrasto alla pandemia, sono queste le ricadute che più mi preoccupano. Ma io non credo che ci siano ripercussioni nel governo del paese. È evidente che in Toscana ci siamo candidati a sostegno di Eugenio Gianni con un'alleanza fatta di 6 forze politiche. Se ci sarà una modifica degli assetti nazionali, magari per il futuro può cambiare le questioni, poi arriveremo a metà mandato, abbiamo fatto una verifica complessiva, ma il mio auspicio è che il Partito Democratico, che è il nostro alleato in Toscana, abbandoni definitivamente i 5 Stelle come interlocutori di politica a livello nazionale. A livello toscano devo dire la verità che sono sempre stati sia PD che 5 Stelle su posizioni molto distanti. E adesso la parola a Landi e Torselli di Lega e Fratelli d'Italia. Ma sicuramente noi continueremo la nostra battaglia di opposizione dopo aver vinto Lucca e governare 7 capoluoghi su 10 in Regione Toscana. È chiaro che noi puntiamo a dare un'impronta diversa anche a livello parlamentare. Certo, quello che incide molto oggi sono i fondi del PNRR, quindi le opere che si devono realizzare grazie a questi fondi e soprattutto l'operato del presidente Gianni, che in questo momento, diciamo, non sembra fare gli interessi dei toscani. Allora, io questo non lo posso sapere oggi, se lo sapessi avrei la sfera di cristallo e farei altro. Posso dirle quali sono i miei auspici. Mi auguro che la regione toscana voglia dialogare con il governo nazionale, come lo ha fatto durante il periodo Draghi, anche con un eventuale governo di centrodestra. Dall'altra mi auguro che, qualora il centrodestra dovesse vincere le elezioni, qualora Fratelli d'Italia, come pare dai sondaggi, dovesse essere la prima forza politica del paese, anche in Toscana arrivi finalmente la consapevolezza che il centrodestra può governare, che Fratelli d'Italia ha tutte le carte in regola per governare a tutti i livelli. Nelle ultime ore a Davide Sassoli è stato dedicato il nuovo centro media del Consiglio regionale, l'omaggio ad un politico, tra l'altro prima giornalista di punta del TG1, che tanto ha fatto per il progetto europeo e tanto è stato vicino alla nostra regione. Prematuramente scomparso, lascia un ricordo indelebile in tutti noi, hanno sottolineato più volte il presidente del Consiglio regionale e quello della Commissione Europa. Ne parleremo tra 7 giorni più approfonditamente. I due poi hanno coordinato il confronto sui lavori della conferenza sul futuro dell'Unione, che si è svolta nei mesi scorsi. Noi ci fermiamo qua, torniamo venerdì prossimo, ancora alle 21:15 per una nuova puntata successiva alla prossima seduta di Regionando.